Sono con grandissimo piacere a Pescara, luogo che amo moltissimo e che mi vuole bene. Mi ha anche dato il delfino d'oro, per cui sono onoratissimo. Ci sono delle ragioni lunghe da raccontare, ma insomma il mio legame con Pescara è forte. Sicuramente chi ha indirizzato così questa specie di comunanza è stato proprio Ennio Flaiano, che ho avuto il piacere, tra i vivi sono uno dei pochi che l'ha conosciuto anche bene, e Flaiano è stato speciale, ha indirizzato la mia vita, ha indirizzato la vita di tante altre persone e ci ha lasciato l'insegnamento che in questo paese si può essere liberi, si può essere liberali, ma soprattutto liberi di annotare, di guardare, di osservare l'Italia e di raccontarla in maniera affettuosa, anche caustica talvolta, ma con uno sguardo sempre spinto da quello che è l'essenza vera di questo paese. Noi siamo un paese della cultura, ogni tanto ce lo dimentichiamo. Lui era un uomo molto colto che non lo faceva vedere e attraverso i suoi epigrammi, i suoi piccoli racconti, il suo romanzo soprattutto, ma insomma non è tanto quello. Il suo modo di essere, la sua presenza nel mondo culturale italiano ha illuminato con una vena poco italiana, una vena internazionale, uno sguardo da uomo veramente libero, europeo, che guardava con simpatia anche i nostri difetti. Per cui insomma, la figura di Flaiano è somma nel dopoguerra italiano, è forse lo scrittore più importante. È molto curioso che Pescara abbia dato così vita a due geni assoluti del Novecento italiano, molto diversi, spesso vengono contrapposti. In realtà Flaiano aveva una passione sfrenata per D'Annunzio, solo che non voleva essere in competizione con lui. Hanno visto la vita in maniera diversa, ma tutti e due hanno avuto un tema simile, l'amore per l'Italia. E io conosco bene Flaiano, conosco meno D'Annunzio. Certamente in un luogo sul mare relativamente piccolo, che vengano fuori a distanza di pochi anni due cervelli così lucidi, così straordinari, così immaginifici, tutte e due hanno lasciato un segno indelebile non soltanto nella cultura dell'Abruzzo ma nella cultura italiana e europea e mondiale. È bellissimo questa sera di parlare dei due insieme, perché sono così diversi, ma in un certo senso il loro amore per la loro terra lo hanno trasmesso in maniera fantastica, tutte e due, e sono onorato di stare qui a parlarne.